Sono Paolo Magaldi, CEO del gruppo Magaldi, un'azienda di 91 anni, fondata da mio nonno Paolo, insieme ai miei fratelli, ovviamente mio padre, il presidente, conduco questa azienda che realizza impianti complessi di trasporto e trattamento gestione di materiali in condizioni severe. Tutte quelle applicazioni dove sono necessarie tecnologie affidabili, in particolare macchine che per il trasporto che sono in grado di resistere a condizioni di funzionamento severe. Questi nastri trasportatori sono basati su tecnologia proprietaria. Il gruppo investe il 4% del fatturato in ricerca e sviluppo. Quindi andiamo a soddisfare esigenze specifiche, nicchie di mercato, come ad esempio l'estrazione delle ceneri da caldaie a combustibile fossile o da inceneritori o da impianti a biomassa, oppure come il trasporto di materiali sfusi ad alta temperatura, come il DRI nelle acciaierie, come il sinter di ferro o di vari altri materiali, oppure ancora applicazioni per il trasporto e il raffreddamento di fusioni in ghisa o in alluminio. Quindi l'azienda lavora su 50 paesi, siamo circa 200 dipendenti, il 50% ingegneri, e sviluppiamo tecnologie appunto frutto delle nostre intuizioni. Il titolo del tirocinante che vorremmo trarre, titolo di studio, è una laurea in ingegneria meccanica. Tra le altre caratteristiche importanti è che lo studente, il candidato, conosca bene la lingua, l'inglese. Questo è un consiglio che mi sento di dare a prescindere se si vuole approcciare o meno il nostro gruppo. Altro fattore determinante è sicuramente la motivazione. Spesso più che ecco, il curriculum, l'azienda attraverso anche l'intervento di una grafologa, mia madre nello specifico, tende a comprendere ecco, le leve che poi noi riteniamo indispensabili per il successo dell'esperienza in azienda, quale appunto la motivazione. L'attività che dovrà svolgere il tirocinante risiede fisicamente nell'ufficio tecnico di produzione. La nostra azienda rilascia a questa unità localizzata in produzione l'onere di sviluppare le macchine o i componenti non standard delle macchine, con una particolare propensione anche a ricercare soluzioni innovative perché la nostra azienda si ritiene un po' una sorta di sartoria industriale, quindi siamo molto propensi nel sviluppare di volta in volta soluzioni specifiche. Quindi questo gruppo di lavoro in produzione, ufficio tecnico di produzione, progetta parte delle macchine. I tirocini avranno una durata di circa 6 mesi, 6 mesi, un anno. Ovviamente sono stipulati nel rispetto delle indicazioni della regione Campania. La nostra azienda è un'azienda, la chiamerei una mini multinazionale, una multinazionale tascabile, in quanto abbiamo alcune sedi estere, alcune di queste più operative, altre meno, però per esempio gli Stati Uniti come sede per noi è una bandiera importante, in quanto in Nord America abbiamo più di 150 macchine installate e questo gruppo situato ad Atlanta di persone si interessa appunto di sviluppare le tecnologie e anche di assistere i nostri clienti in una fase di post vendita. Così come in America, anche in India, abbiamo un gruppo di 12 persone. L'India per noi lo è stato, lo è e lo sarà un mercato estremamente interessante.
è uno dei pochi paesi che continua a investire sul carbone, ma non solo, gli impianti di incenerimento rifiuti, le fonderie, le acciaierie e tutto ciò che afferisce al nostro portafoglio soluzioni. E ancora abbiamo una sede in Germania, una sede in Messico e alcune diciamo, cellule, persone assunte che risiedono in Giappone, in Corea e in Nord Europa.